L'annuncio shock del Gemelli Molise ha scaturito un'ondata di indignazione e preoccupazione. Tanti gli accorati appelli che invitano a trovare una soluzione immediata per continuare ad erogare le prestazioni salvavita. Intanto il commissario Toma indice una conferenza stampa per lunedì. A Isernia la presentazione dei candidati della lista Noi Moderati. All'inaugurazione della sede elettorale anche Lorenzo Cesa, che dice subito una legge per il Molise che porti la regione fuori dalle sue ataviche difficoltà. Sulla sanità, superare il commissariamento. Centralità allo Stato, sanità pubblica e lavoro tra i punti salienti del programma elettorale d'Italia Sovrana e Popolare, illustrato Campobasso da Moriello, candidato alla Camera per il Molise. A sostegno della proposta della lista Sinistra Italiana e Verdi, collegata al centro-sinistra, anche l'Arcigay Molise. La presidente, Luce Visco, è l'unico partito attento alle istanze del movimento LGBT. Rincari luce e gas, la Will Molise lancia il monito alla politica. Anche la regione faccia la sua parte con aiuti a imprese e famiglie, le parole della segretaria Tecla Boccardo. E infine lo sport, calcio, Serie D, prima giornata nel girone F. Il Vasto Girardi va a Chieti per il Termoli, trasferta a Pineto. Motociclismo, l'isernino Ivano Lancellotta centra il titolo italiano. Bentrovati con la nostra informazione, tante le notizie in questa edizione del nostro telegiornale, ma subito in apertura, come avete sentito, torniamo sullo stop alla radioterapia annunciato dal Gemelli Molise, perché l'annuncio ha scaturito una vera e propria ondata di indignazione e preoccupazione. Tanti gli accorati appelli che invitano a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile per continuare ad erogare queste prestazioni salvavita. E intanto il governatore e commissario Toma annuncia una conferenza stampa per la giornata di lunedì. Il servizio. Lo stop alla radioterapia per i molisani dal 1 ottobre a causa del mancato riconoscimento dell'extra budget per le cure annunciato dal Gemelli Molise ha scaturito in regione una valanga di polemiche accompagnate dalla preoccupazione dei familiari e degli stessi pazienti in cura contro il cancro che temono di dover intraprendere veri e propri viaggi della speranza dal momento che il Gemelli Molise è l'unica struttura ad assicurare tali cure sul territorio. Il paventato blocco dei trattamenti radioterapici annunciato dal presidente del Consiglio di amministrazione del Gemelli Molise, Stefano Petracca, e dal professor Francesco Deodato dell'unità di radioterapia oncologica ha generato anche sgomento e indignazione sui social tra i cittadini molisani. Se la conferenza dei sindaci ha ancora un senso, dichiara il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, è il caso che prenda subito posizione sulla vicenda della sospensione da ottobre della radioterapia per i pazienti molisani al Gemelli Molise. Basta svilire la nostra comunità, Regione Gemelli Molise, trovino una soluzione immediata. Le parole della consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Ida Romagnuolo. Continuare ad erogare le prestazioni per i pazienti oncologici molisani prosegue fondamentale. È un dovere ed un impegno a cui non ci si può sottrarre. Un annuncio che irrompe sulla campagna elettorale provocando reazioni da destra a sinistra. Quanto sta accadendo in una delle principali strutture sanitarie accreditate della regione, il Gemelli Molise, che rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio e non solo, non è da paese civile, non siamo cittadini di serie B. La sanità è un diritto di noi molisani, abbiamo l'opportunità di farci valere a Roma, proviamoci. Così la candidata al Senato della Repubblica per il centro-sinistra nel collegio uninominale del Molise, Rossella Gianfagna. Una notizia definita sconcertante anche dai candidati della Lega al Parlamento, Michele Marone, Alberto Tramontano e Rita Colaci, che hanno chiesto con forza alla struttura commissariale regionale di trovare immediatamente una soluzione perché si eviti un esodo inaccettabile di malati verso altre strutture extraregionali. Luigi Valente, di Azione, invita i molisani a non restare indifferenti di fronte ad una politica definita inconcludente e scrive: mentre Conte passeggia come una star del cinema, mentre Lotito fa promesse da marinaio ai tifosi del Campobasso e Cesa dice di sentirsi a casa sua in Molise, in questa nostra regione va in scena una nuova tragedia in danno dei molisani. Duri anche i sindacati che chiedono di intervenire immediatamente e con decisione per scongiurare lo stop alle prestazioni sanitarie salvavita.
A chiedere un impegno corale per la tutela della salute anche Giuditta Lembo, consigliera di parità delle province di Campobasso Isernia, che rivolge un accorato appello alle istituzioni, augurandosi che il tema non diventi oggetto di attacchi reciproci nell'attuale campagna elettorale. In ultimo, l'appello della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che da anni effettua il servizio di trasporto dei malati oncologici verso i luoghi di cura e in particolare verso il Gemelli Molise, che è l'unico centro di radioterapia della regione. In un clima di incertezza e di complessità della nostra sanità, si legge nella nota della LILT, i pazienti oncologici sono quelli che pagano sempre il prezzo più alto in ogni campo. Già la pandemia ha rallentato diagnosi e cure oncologiche, creando un gap che stiamo cercando di risanare, e adesso lo stop alle prestazioni radioterapiche nella regione rischia di aumentarlo nuovamente. Intanto, il governatore e commissario alla sanità, Donato Toma, ha annunciato una conferenza stampa sulla questione che si terrà lunedì 5 settembre. Sanità Molise, tracollo senza fine, così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola, che dice il caso Gemelli è solo la punta dell'iceberg. A Venafro ancora si attende l'attivazione della RSA. È dall'insediamento in consiglio che denunciamo nefandezze inaudite e portiamo sui tavoli proposte concrete per invertire il trend. A riguardo non posso non ricordare quanto accade per il Santissimo Rosario di Venafro. La struttura, ricorda Nola, al pari di quelle di Larino, dove da un anno è chiusa la camera iperbarica per mancanza di personale, Termoli, Isernia e Agnone, versa in condizioni disarmanti, senza una prospettiva futura in fatto di programmazione. Come pure scomparso dall'agenda politica il reparto Covid del Cardarelli di Campobasso, conclude il consigliere Vittorio Nola. Ed ora apriamo la pagina politica. Isernia, la presentazione dei candidati Noi Moderati all'inaugurazione della sede elettorale, anche Cesa, che dice subito una legge per il Molise che porti la regione fuori dai suoi atavici problemi, e sulla sanità superare il commissariamento. Sentiamo. Isernia, Corso Garibaldi, nel pieno centro cittadino, l'inaugurazione della sede elettorale di Noi Moderati, che fa parte della coalizione di centrodestra, ha destato molta curiosità la presenza dell'onorevole Lorenzo Cesa. Senta, ma chi sono i moderati e quale ruolo avranno all'interno di questa coalizione? È una delle quattro formazioni di centrodestra, la formazione moderata del centrodestra, formata da persone che hanno competenza, professionalità che occorre nella politica dopo 5 anni di disfacimento delle istituzioni e della politica stessa. L'onorevole Lorenzo Cesa è candidato alla Camera nell'uninominale e crede che il Molise abbia potenzialità ancora inespresse, ma al contempo criticità ataviche su cui bisognerebbe intervenire con decisione. Per questo propone una legge nazionale che aiuti il piccolo Molise ad uscire dalle sabbie mobili. La mia idea è presentare una legge che riassuma le questioni che riguardano questa piccola ma bellissima regione, no? Che vanno dal tema della viabilità, quella principale, collegamento A1 mare, alla viabilità interna, che sto affrontando, già ho affrontato anzi con i presidenti delle province in questi giorni, al tema dello spopolamento delle aree interne. Come fare per evitare tutto questo, perché non possiamo assistere allo svuotamento dei paesi, bisogna fare qualcosa. Ho un'idea, che è quella di far detassare tutte le coppie giovani che vogliono restare a vivere nelle realtà interne. La priorità delle priorità è senza dubbio la sanità. Per Cesa è indispensabile superare il commissariamento e restituire la gestione del settore alla politica regionale. La salute al primo punto, ed è l'argomento principale che mi viene sottoposto, no? Ero a Termoli l'altro giorno, mi parlavano dell'ospedale. Non si può abbassare la guardia sul fatto che a Termoli ci debba essere un ospedale all'avanguardia, non solo per il numero di abitanti che ha Termoli e tutto l'Interland, ma in estate diventa un polo d'attrazione turistico importantissimo. Quindi al primo punto è così la sanità di prossimità, cioè non si possono lasciare i paesini abbandonati senza l'assistenza dovuta. Al proporzionale Noi Moderati propone Filomena Calenda e Vittorio Colarelli.
e vorrei apportare il mio operato, o meglio quello che io ho fatto in questi anni di politica attiva sul territorio, e sono sicura che con questo simbolo si può davvero iniziare a ragionare, perché noi moderati è un simbolo composto da, come avete potuto vedere, da diverse figure importanti, diversi amministratori che hanno davvero dato un senso anche al nostro Parlamento italiano. Io sono convinta che con il segretario Cesa possiamo vincere, ma il messaggio che voglio dare è quello innanzitutto di andare a votare e soprattutto di scegliere, insomma, una lista che possa essere una lista che abbia obiettivi davvero nuovi. Al Senato, collegio proporzionale, Mimmo Izzi, volto storico dell'UDC Molisano. Noi raccogliamo questo consenso attorno a noi di persone che hanno difficoltà in un momento così difficile, le bollette che arrivano alle stelle, il gas che arriva alle stelle, per cui voglio dire abbiamo un ruolo importante su questo, e credo che questa è una bella sfida che noi faremo in campagna elettorale, e credo che questo poi alla fine ci pagherà con un ottimo successo. E verso la fine dei lavori, all'inaugurazione della sede elettorale di Noi di Centro, si è presentato anche il candidato al Senato per il centrodestra, Lotito. Continuiamo con la politica, perché Italia Sovrana e Popolare ha presentato a Campobasso il suo programma. Ad illustrarlo il candidato alla Camera nel collegio uninominale del Molise, Giovanni Moriello. Tra le priorità, la sanità pubblica, il lavoro e centralità allo Stato italiano. Sentiamo. La coalizione Italia Sovrana e Popolare presenta a Campobasso il suo programma elettorale, il suo candidato alla Camera nel collegio uninominale del Molise, Giovanni Moriello. Italia Sovrana e Popolare racchiude nel suo nome i punti fondamentali del programma: la richiesta di sovranità militare e monetaria, il ripudio della guerra in un progetto di solidarietà. Tra gli altri punti degni di nota, la lotta alla mafia, alla corruzione e alle organizzazioni criminali, e soprattutto un'attenzione fondamentale ai temi del lavoro. Nel nostro programma elettorale diamo anche molto spazio al lavoro, per esempio. Siamo convinti, come Italia Sovrana e Popolare, noi siamo convinti che si debba, per esempio, cancellare tutta la legislazione sul precariato che ha istituito il lavoro precario in Italia, che è stata fatta da destra e da sinistra. Quindi no al precariato, ma siamo anche convinti che si debba anche abolire la riforma dell'articolo 18. Il candidato si è espresso anche sulla sanità e sul recente annuncio fatto dal Gemelli Molise. Noi vogliamo una sanità pubblica forte, una sanità pubblica finanziata con lauti finanziamenti appunto da parte dello Stato. Vogliamo chiudere tutte le convenzioni con i privati, perché non troviamo giusto che lo Stato, che non trova i soldi per finanziare le aziende, gli ospedali pubblici, li debba dare appunto alle aziende private. Ne è una prova appunto il fallimento della gestione commissariale. Giocano sulla pelle dei malati di cancro che dovranno andare a curarsi fuori regione. Io la trovo una vergogna, sia per quanto riguarda il commissario ad acta Toma, sia per quanto riguarda il Gemelli. Poi un passaggio sul caro energia e bollette. Noi proponiamo, per esempio, per combattere il caro energia, il caro carburanti, proponiamo la nazionalizzazione dell'ENI, come è stato fatto anche in Spagna, come è stato fatto anche in Francia. Sarebbe una risposta strutturale, una risposta a lungo termine, anche perché noi andiamo verso una politica estera, una situazione, anzi mondiale, di tensione. Quindi vogliamo che il governo italiano dia delle soluzioni strutturali a tutto questo, quindi la nazionalizzazione dell'ENI, l'uscita dell'Italia dalla NATO, per esempio, l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, per recuperare la sovranità in politica interna, in politica estera e nella politica economica, che in questi ultimi 20 o 30 anni noi purtroppo abbiamo perduto. A sostegno della proposta della lista Sinistra Italiana e Verdi collegata al centro-sinistra, l'Arcigay Molise. Ascoltiamo perché dalla presidente Luce Visco, intervistata da Rita Jacobucci.
Arcigai Molise supporta l'Alleanza Sinistra Italiana e Verdi, sono loro che rappresentano le vostre istanze e volete che le portino in Parlamento? Assolutamente, Arcigai Molise sostiene e supporta Alleanza Verdi e Sinistra perché è l'unico partito che concretamente da anni si batte per i diritti civili della persona e i diritti della comunità LGBT. La nostra candidata, tra l'altro Sara Ferri, segretaria di Arcigai Molise, fin dall'inizio, un po' dal principio, dai primi passi nel mondo della politica, ha sempre abbracciato quelle che sono le nostre istanze. Ricordiamo che questa è una delle uniche liste ad aver inserito nel proprio programma il matrimonio egualitario e una lotta concreta affinché venga finalmente approvato un disegno di legge concreto ed efficace contro l'omo, bilesbo, transfobia. Paura nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Busso, dove è divampato un incendio in un vano di una palazzina di 3 piani e tutto in pieno centro. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso ha evitato il propagarsi delle fiamme ai restanti piani dell'edificio. Tanto spavento, ma fortunatamente nessun ferito, danni lievi, denso il fumo provocato dal materiale incendiato e le cause sono in corso di accertamento. Non solo emergenza cinghiali, a mettere in crisi gli allevatori molisani ci sono anche i lupi, predatori che sempre più spesso dalle montagne, proprio sulle tracce dei cinghiali di cui si nutrono, e tornano così a minacciare i capi di bestiame delle aziende zootecniche locali. È Coldiretti a lanciare l'allarme, sollecitando un censimento della specie protetta e misure di contenimento, perché ammonisce l'associazione: senza i pascoli molte aree interne muoiono e l'ambiente si degrada. Oltre al danno per gli animali uccisi, gli allevatori subiscono anche pesanti perdite economiche indirette per le quali non è previsto indennizzo. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata, ma le istituzioni, aggiunge Coldiretti, debbono assumersi la responsabilità di intervenire con adeguate risorse economiche per risarcire interamente i danni subiti, oltre che per semplificare la burocrazia. Per questo l'associazione chiede un confronto urgente alla regione. Ed ora ci occupiamo di rincari, luce e gas. La UIL Molise lancia il monito alla politica. Anche la regione dice faccia la sua parte con aiuti a imprese e famiglie. Queste le parole della segretaria regionale Tecla Boccardo. Sentiamo Andrea Vertolo. Caro Energia, anche il sindacato della UIL alza l'attenzione sui rincari di luce e gas. La situazione economica e sociale dei molisani va sempre più peggiorando, afferma la segretaria regionale Tecla Boccardo, e da quello che sentiamo andrà a inasprirsi se non si interviene immediatamente e con azioni concrete. La crisi e il caro bolletta mordono alle caviglie delle persone. Assistiamo a sempre più sospensioni di attività produttive. Uno studio della UIL evidenzia che nonostante le misure statali messe in campo, il 40% della perdita del potere di acquisto dei lavoratori non si riesce più a recuperare, e sempre meno saranno i soldi a disposizione per le famiglie, e con l'inverno alle porte cresceranno le difficoltà a cui decreti e bonus una tantum non daranno più risposte adeguate. Pure la politica regionale, prosegue la sindacalista, la smetta di concentrarsi solo sulla campagna elettorale e si adoperi su azioni e interventi immediati da introdurre, magari attraverso un piano straordinario per le famiglie e un reale sostegno alle imprese. Si guardi anche in prospettiva, prosegue il sindacato, e anche al piano energetico regionale, da troppo tempo fermo sulle scrivanie. Con la giusta progettualità e risorse ben impiegate, conclude Boccardo, si possono salvaguardare imprese e posti di lavoro in maniera sostenibile, salvaguardando il territorio e le sue peculiarità. Soprattutto per rivendicare la questione dei mancati adeguamenti. Accesso gratuito ai luoghi della cultura statale in Molise per domenica 4 settembre. Come ogni prima domenica del mese, domani 4 settembre sarà possibile accedere in modo gratuito in ogni luogo della cultura statale in Molise. Con l'iniziativa Domeniche al Museo, il Ministero della Cultura intende favorire a tutte le fasce d'età l'accesso a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato. È raccomandato l'uso della mascherina.
Bene, ed ora vediamo insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani. Il meteo è presentato da Imago, arredamento, design. La tua casa, unica come te. Previsioni del tempo per domenica 4 settembre. Sul Molise cielo parzialmente nuvoloso, deboli piogge nel pomeriggio e in serata. Venti deboli, mare poco mosso, queste le temperature nei maggiori centri della regione. Campobasso minima 16, massima 26, Isernia minima 15, massima 23, Termoli minima 17, massima 25, Venafro minima 16, massima 23 gradi. Il meteo è stato presentato da Imago, arredamento design a Campobasso. Bene, ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, noi ci vediamo però tra pochissimo con lo sport. Ben ritrovati in apertura il calcio al via domani, il girone F della Serie D. Vediamo insieme le partite in programma per la prima giornata. Si disputeranno tutte alle ore 15 di domani. Nello specifico Chieti, Vasto Girardi, Cinzia Albalonga, Vigor Senigallia, Montegiorgio San Benedettese, Pineto Termoli 1920, Porto di Ascoli Avezzano, San Nicolò Notaresco FC Matese, Team Nuova Florida, Alma Juventus Fano, Tolentino Vastese, Trastevere, Roma City. E dunque per le due molisane al via domani trasferte abruzzesi, gli ultimi riscontri della vigilia nel prossimo servizio di Vincenzo Ciccone. Dopo tanto parlare, campagna acquisti ed amichevoli, è tempo di partite nell'universo del girone F della Serie D, con le due molisane Termoli e Vasto Girardi pronte a disimpegnarsi entrambe in trasferta da B2 in Abruzzo contro avversari accreditati di un torneo di vertice come Chieti e Pineto. All'Angelini sarà di scena il Vasto Girardi, contro una formazione blasonata, con tanti anni di professionismo alle spalle, come il team neroverde. Dalla sua l'11 di Coletti arriva forte di un cammino estivo di tutto rilievo, con il doppio successo in Coppa Italia contro Termoli e Vastese. A Chieti a dirigere l'ostilità sarà Alessandro Recchia di Brindisi, con assistenti Baresi, Massimiliano Miccoli e Leonardo Grimaldi. A Pineto, contro un'altra accreditata per un torneo di punta, sarà invece impegnato il Termoli. I giallorossi, dopo l'uscita in Coppa Italia contro il Vasto Girardi, hanno saputo risalire la china nelle amichevoli contro Campobasso e Cassino, con la società che ha fornito un'ulteriore opzione, il centrocampista Ferrante, e con la volontà, forte anche del sostegno dei tifosi giallorossi, di provare ad ottenere un avvio di rilievo. A dirigere la contesa al pavone sarà il pontino Simone Gavini di Aprilia, con assistenti Marco De Simone e Bruno Dattilo, entrambi di Roma 1. Molise in vista nel motociclismo grazie al Centauro Pentro Ivano Lancellotta dell'Isernia Corse. Scopriamo perché nel prossimo servizio, sempre di Vincenzo Ciccone. Una gran bella soddisfazione, quella che è riuscito a portarsi a casa Ivano Lancellotta. Nello scorso fine settimana in Toscana, sul circuito del Mugello, il Centauro Pentro, alfiere del team Isernia Corse, ha centrato il titolo tricolore amatori 2022 nella categoria 1000 base, con alcune tappe d'anticipo. Già il sabato, col terzo posto finale, l'Isernino aveva posto una seria ipoteca sul titolo. È stata una bella gara, strana, perché è stata bloccata a metà, ero secondo. Era iniziata bene, ho perso il gancio col primo, sono stato un po' intoppato da un altro pilota che era un po' più lento e il primo se n'è andato. Per fortuna c'è stata la quick restart, siamo ripartiti con le posizioni che avevamo allo stop della gara, quindi sono ripartito secondo. Bene, sono stato due giri dietro il ragazzo che mi era davanti e l'ho superato, mi sono messo primo, ero primo, al penultimo giro purtroppo ho perso l'anteriore, sono andato largo e mi si sono infilati come due rapaci proprio e ho detto va bene così, mi sono accontentato, non ho voluto prendere rischi. Esploa è arrivato poi effettivamente alla domenica per la grande gioia del suo team. E siamo contenti, siamo felici, abbiamo una bella squadra, un bel team che lavora duro, lavora sodo. Mi hanno dato questa moto giovedì mattina, ci ho dovuto fare anche il rodaggio. E il tempo di prendere le misure il venerdì mattina con le prove libere e già andava bene.
Le qualifiche sono andate bene, il venerdì pomeriggio P1, non male. Il giorno dopo Q2, di nuovo P1, all'ultimo giro Carminati me l'ha soffiata per 60 millesimi. Ho vinto per distacco, sono contento. Voglio ringraziare tantissimo il mio team che mi ha messo a disposizione questa moto. È un team fantastico, Tecnoteca, fantastici. Voglio ringraziare Isernia Corse che mi dà la possibilità di correre e tutti gli sponsor che aiutano me e di conseguenza anche tutta la squadra a poter vivere queste meravigliose esperienze nel Trofeo Italiano Amatori. Ed è davvero tutto anche con lo sport. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che potete vedere tutti i nostri servizi sul sito teleregionemolise.it. Arrivederci.